proprio confrontandoci, visto che abbiamo aperto la nostra puntata questa sera insieme a voi, parlando, no, di Champions, di questo nuovo format. Aggiornamento fresco fresco. Eh sì, perché si sono completati i tabellone. Abbiamo detto che ormai il girone è unico, quindi Stella Rossa, Dinamo Zagabria, Lilla e Slovan Bratislava sono le ultime quattro che parteciperanno alla prima nuova edizione della Champions. Wow. Allargata a girone unico, quindi domani alle 18 i sorteggi, quindi domani sera ne parliamo. Domani sera grafiche speciali. Il Lilla di Jonathan David, che ha eliminato anche il Fenerbahce di Mourinho al penultimo turno. 4 su 4 nelle ultime 8. Chi? Queste qua che hai appena nominato. C'è 4 su 4. Fuori, alla fine del girone. Come si diceva prima, adesso non abbiamo... Allora, se volete vi dico anche nel primo Il gruppo 4 ha dei problemi, perché... allungando le squadre a 36 ti porti delle squadre dell'Europa League. Certo, cioè, ragazzi, prima se l'Inter era testa di serie non affrontava le altre teste no di serie. Rischiava invece una forte, ne prendi due, certo. Quindi il livello delle partite secondo me cresce, poi vediamo anche in casa e fuori casa. Sì, però essendo una gara secca in casa o fuori casa decisa dalla sorte praticamente, sì. Diventa molto più una, se prima era la competizione dei dettagli, adesso è ancora di più, è molto di più, ma non solo dettagli. Uno dei dettagli che diventerà molto più fondamentale è il popò. È la fortuna. Però ti faccio un esempio, ragazzi, adesso perché se te arrivi allo scontro decisivo stavamo vedendo nel pot 4, cioè nell'ultima diciamo urna, Sturm Graz e Brest. Uno dice vabbè, sono squadre che non sono da Champions, però se tu affronterai in 8 partite il Real, l'Atletico, il Lipsia, eccetera, e poi hai il, diciamo, tra virgolette, Jolly Brest, quella sera, il non Jolly Brest te lo devi giocare per forza, devi bene, perché se no ti per inguai. Questo dico che aumenta. Quindi le partite sono tutte importanti. Per questo che non mi piace la formula, perché basta veramente che arrivi a quella partita che... due sono infortunati, tre hanno l'influenza perché magari ti capita e tu il tuo gioco non te lo puoi manco giocare. Puoi arrivare mentre se fai andata e ritorno, difficile che in tutte e due le partite però puoi arrivare nelle 24. Però era lo stesso problema che diceva Ricky prima, cioè che magari hai l'andata a febbraio, il ritorno a fine marzo, a febbraio sei nel top momento. Però lì c'hai infatti qua si dice cioè tu le affronti subito. Però ecco, guardate che purtroppo conta anche molto, conterà molto per fortuna o non fortuna, come diceva Michele, fuori casa in casa. Perché un conto è andare a giocare con l'Atletico Madrid a Madrid, gli inglesi notoriamente fuori casa hanno più di problemi, quindi anche lì bisognerà entrare però in mezzo. Dall'altra parte della bilancia c'è il fatto che se ti va tutto male puoi arrivare sempre nelle prime 24 e hai il playoff. Cioè non è che vieni eliminato così facilmente. E anzi, a livello economico è un incasso in più. Eh sì, però poi per il calendario che playoff però è andata e ritorno, attenzione, andata e ritorno a febbraio diventa Marcello. Incasinatissimo. No, io credo che, scusa, il discorso è che questa formula qui, ci pensavo prima, intasa il mese di gennaio in una maniera folle, perché abbiamo Coppa Italia, tornerà il mito, la Supercoppa dove l'Inter dovrà... Il mito è la Supercoppa a gennaio che sfalserà, perché è una follia, cioè tu avrai a gennaio... Perché lo chiami mito? Il mito è che questa Supercoppa piazzata a gennaio, secondo me fa schifo, perché avrai il calendario falsato dagli asterischi, perché rimano le partite, perché quell'altro ti gioca in Europa, dovrai rinviare... Non capisco il mito, perché il mito... Il mito è il mito della Supercoppa a gennaio, io lo vedo... Così l'ha ribattezzata. L'ha ribattezzato il mito della Coppa Gennaio. Così, a suo gusto personale, Marcello. Rinvierai la Coppa Italia perché c'è la Champions. No, perché il mito è il nome che si dà alla rassegna musicale che viene fatta a Settembre Musica, che viene fatta sia a Milano che a Torino in contemporanea, quindi adesso sto mito che quanta cultura, Marcello, perché mi devi far sempre le pulci? Perché mi fai sempre le pulci? Prendi il cagnetto bianco che vieni dietro e prendilo in braccio, cosa devo dire? Mito Milano-Torino. Sì, certo. Capito. Mito. Possiamo mandare la pubblicità? Chiamano mito per quello, non è una spiegazione. non so ragazzi se sia più bonfire. Mandiamo la pubblicità quando parla Marcello Chirico o Palacios. O Emanuele Travaccio questa sera. Oh, Palacios, l'Inter aspetta Palacios. Ufficialità attesa entro domani, vero o non è vero, Tramacelli? Per forza. Sì, esatto. Allora, al massimo dopo domani. No, allora, diciamo che stamattina di nuovo sono arrivati gli intermediari che curano la trattativa in sede e poi gli avvocati dell'Inter sono andati a trovarli in albergo e agli intermediari e al giocatore sono stati fatti già firmare i contratti. Ma che bello.
Oh, quello che politico. Al momento sta frenando tutto è la spartizione, è il transfer dall'Argentina, perché ancora in Argentina il Talleres e l'Independiente Rivadavia, che così almeno è vero, Rivadavia sarebbe Rivadavia, Rivadavia, così ve lo ricordate anche a casa, non si sono ancora messi ufficialmente d'accordo nero su bianco su... Ma sembra che adesso si siano messi. Oggi c'è stato un evento all'hotel del calciomercato con la Lega Serie A, con Beppe Marotta presente, e c'era presente anche alcuni dei membri della dirigente dell'Inter, e fuori dai microfoni ci hanno fatto capire che o questo transfer arriva entro domani, più o meno nel primo pomeriggio, oppure non ci sono i tempi tecnici per registrare il giocatore. Ah, certo. Quindi siamo ritornati nella condizione di ieri pomeriggio dove si rischia... Si rischia addirittura che possano essere... Loro ci hanno detto esplicitamente... Noi siamo fiduciosi, abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare, l'accordo con entrambi i club sulla spartizione, poi ce la vedranno loro, l'abbiamo trovato, quindi noi abbiamo fatto tutto. Se loro non trovano l'accordo e non si mettono a mettere nero su bianco questa cosa, noi non possiamo registrarlo. Ci perdono dei soldi tutti e ci due. Ci perdono tutti. Sì, ma l'Inter poi due club argentini in testa. Sono 6,5 milioni. Però sarebbe il Samardzic bis. L'Inter perde un rinforzo chiesto da Inzaghi e che manca in questo momento. Ecco, ma allora, vediamo con te. No, ma non ci voglio... Aspetta, preciserei chiesto da Inzaghi, non proprio. Inzaghi non voleva questo tipo di giocatore. No, intendo il ruolo. No, intendo che lui aveva palesato. No, certo, vabbè, chiaro. Lui aveva palesemente chiesto. Beh, siamo ottimisti perché oggi ho visto il Palacio senza S a Milano. Però questa qui che vediamo in grafica con quei 200 più 150 che hanno speso Juve e Napoli. Ce la giochiamo, Mick. Con diciamo, quanti sono? 13 Martinez e forse 6 Palacios. Sono bastati molto meno per avere la squadra. No, ce la giochiamo. Vuol dire che comunque c'è qualcuno molto bravo alle spalle qua tra allenatore che li fa rendere e dirigenti che hanno fatto anche di necessità virtù negli anni a costruire questa squadra. Perché se ci ricordiamo all'inizio, Acerbi quando arriva, scetticismo anche dei tifosi, Darmian non ne parliamo, Çalhanoğlu era arrivato per fare un altro ruolo, Mkhitaryan va via da Roma, aveva 33 anni, Thuram Di Marco di fatto zero, era un Di Marco veniva dal... Cioè insomma, sono tutti giocatori, lo stesso Sommer si diceva senza Onana, quasi sembrava non si potesse più giocare, poi... Ha fatto bene Sommer. Gli acquisti più costosi sono stati l'anno scorso Pavard e Frattesi, tra l'altro, che non sono nemmeno... Frattesi non è titolarissimo e niente, il capolavoro, Zelischi, il capolavoro, credo che quest'Inter sia più completa il capolavoro dell'anno scorso. Mick, il capolavoro oggi è Darmian. Sì, ma che poi duri un anno ancora o no. Però siccome sento tanti, anche tra gli interisti, che dicono... Il capolavoro c'è Çalhanoğlu. No, lascia stare il top. Io sto facendo un giocatore... Sia tattico che economico, cioè, dico. Un giocatore che ti fa le diagonali. Io venerdì l'ho visto, sabato domenica l'ho visto dal vivo. Insomma, è un giocatore che può ancora dare molto. Male perché lo so che tu non stravedi. No, al contrario. Io per me, con Matteo ci ho giocato. Quindi. Ecco, quindi... Però resto dell'idea che per me lui era destinato a fare il braccetto. Fare il tutta fascia ancora l'avevi un altro anno. Questo, sì. Tra l'altro diamo quest'altra notizia, sì, Dumfries è praticamente fatto Dumfries che dovrebbe tra l'altro la novità potrebbe essere inserita una clausola. Sì, c'è la clausola bassa. 15-20 milioni di euro. Ecco ragazzi, però non l'abbiamo detto, ritrovato l'accordo per il rinnovo che dovrebbe arrivare durante la pausa, la sosta. Sì, quindi settimana prossima. Esatto, e fino al 2028 4 milioni più bonus con appunto l'inserimento di una clausola di circa 15 ricordiamo milioni. Ricordiamo che anche per Dumfries c'è il decreto crescita. Certo. Io sono sempre più scettico. No, volevo chiedere a voi, velocissimo, voi interessi, cioè questo rinnovo di Dumfries, 4 milioni a un giocatore che non è titolare. Ma sulla carta è titolare, però poi Darmian diventa sempre la sorpresa che smalza. Dico, ma secondo voi vale la pena dare 4 milioni a un giocatore come Dumfries? Che puoi vendere. Esatto. Io non lo vedo convinto. Secondo me è un giocatore che non fa impazzire come giocatore, perché io sono convinto, resto convinto oggi che non servisse prendere un braccetto difensivo, ma servisse prendere un'alternativa a Buchanan, perché tu hai perso Buchanan, che era il giocatore che aveva dribbling, qualità nel saltare l'uomo, e non l'hai sostituito. Però Buchanan l'anno scorso tornerà, hai preso, lo so, però tornerà a dicembre, fine novembre, inizio dicembre. Sì, le proiezioni sono quelle. Che vuol dire che quasi tutta la Champions se la salta. No, la Champions non viene messa nella prima parte in lista, sì. Quindi tutta la Champions la salta e quasi tutta la prima parte di stagione campionato. Però io faccio un discorso però sto dicendo in prospettiva. Che quando l'hai preso l'anno scorso, hai forzato per anticipare le prestazioni. Avere quelle caratteristiche. Era per avere quelle caratteristiche. E avevi tra l'altro anche Cuadrado. No.
E oggi non hai nessuno dei due, Sì, quindi non ce l'hai più quella però in caratteristica. prospettiva io credo che Darmian rimane un jolly prezioso che può giocare ovunque, ma da una parte hai Di Marco e Carlos Augusto, dall'altra hai Buchanan e Dumfries, anche in prospettiva, anche nella programmazione della prossima stagione. Quindi tu non vai a prendere un altro esterno Però perché più hanno che tutti più... un'età che possono continuare anche nel futuro. Però Buchanan fino ad adesso, Che lo fin quando c'è chiamate con quello di stato, io non ho Baywatch. capito Perché ancora si come pronuncia si così? pronuncia. Buchanan, Buchanan. Vabbè, adesso è No, una il battuta. problema è, Cambia ha ragione poco. Michele, però, in L'abbiamo visto prospettiva. sempre a sinistra usato da Sì, ma perché Inzaghi. di Senzaghi a destra c'era tanta folla, nel senso Però che c'erano Michele, hai quelli che dicevi ragione, prima. parlare di prospettiva perché è vero che noi dobbiamo ragionare sul presente, dobbiamo vincere lo scudetto, siamo obbligati, quello che vuoi, però in prospettiva la campagna acquisti dell'estate del 2025 per l'Inter sarà molto complicata Ma perché perché complicati? Io credo che avendo una no, scadenza a Raonic e Correa devi prendere una va quarta via, punta. c'è Poi Devrai devi in scegliere scadenza, c'è Acerbi in Devrai e scadenza. Acerbi, uno lo puoi confermare a seconda Hai del rendimento, Arnautovic e Correa l'altro che lo devi andranno via. prendere. No, No, devi fare ma tanto quello mercato. non è No, una sciagura, è una cosa no, che devi ti fare libera il no, posto. devi fare tanto Avessero mercato. potuto No, farlo oggi, magari l'avrebbero Federica sta fatto. dicendo Devi che fare non sarà tanto l'Inter di mercato, quindi quest'estate, mettiti. l'Inter No, dovrà intervenire solo ricondizionata, devi Il centrale è la quarta punta, ed è No, già, siamo arrivati devi al fare. 2026. No, devi fare, secondo me, devi fare qualcosa di Vabbè. più. E dimmi un'altra cosa, oltre Andiamo al con calma, centrale e la ragazzi. quarta punta. Concentriamoci su questo Però io credo, mercato. Perché In sono questo così momento, convinti che l'hanno e già vorrei vinto, che anche No, pensano no, io non sono convinto che convincere l'hanno vinto, la parte però di io Marcello sono critico Chirico. nei confronti dei miei amici di tifo che di fronte a questa formazione storcono il naso. Questo Beh. è una cosa che io non concepisco Storcono, perché non sono, storciono. Sapevo. storcono il naso, perché sono molto Digli scettico sul qualcosa, fatto, no, non Pierluigi. lo considero. Puntiglioso. È puntiglioso, sì. Prendi il cagnetto, prendilo in braccio, guardala dietro. Sul fatto che comunque Non ti distrarre, che poi perdi il filo. il tifoso interista è troppo mercatopatico, cioè lui, Mercatopatico. Questa sì, cosa perché però è vera, loro, perché l'ha perché detto prima. loro Un altro termine che si è vedono, creato. tu hai questa squadra che c'è da leccarsi i baffi, È perché vero, Taremi e Zielinski sono titolari in tutte le squadre di è vero. Serie A Certo. ad oggi, però le altre squadre fanno Peccato mercato che non essere partiti con e allora l'Orario Jimenez. improvvisamente il mercato dell'Inter è uno sfascio, cioè, secondo me bisogna avere un equilibrio. L'Inter quest'anno non fa mercato o lo fa parzialmente perché ha un'ossatura di Ecco, squadra, è una squadra forte. Marcello, come giudichi il mercato Taremi dell'Inter? gioca ovunque. Ma come lo giudico? La L'Inter Juve era già forte sì. anche senza questi Che nel acquisti. Napoli. Con questi acquisti qui si è rinforzata ancora di più. Dico una banalità, ma mi Se dovesse sembra arrivare la realtà dei Palacios, alla fatti. fine, Cioè, cioè era la scusami, se non squadra. dovesse arrivare Ma sì. Palacios, alla fine sarebbe veramente una grande perdita o comunque, Ma infatti. anche senza Palacio sono forti lo stesso. Non è Ma che perché, se con arriva tutto Palacios rispetto, diventano imbattibili e chi con è Palacio sono Palacios? delle Ma no, vecchie. infatti, Sono giocatore più una squadra, bene del ottima mondo, squadra lo Cioè, il stesso. Milan aveva fatto un'operazione simile con Pellegrini. Sì, Beh, però però un momento, ti farebbe comodo comunque avere un Matteo, sostituto di questo qui bastoni, è eh? un'operazione sulle orme di Bissek. Cioè, Sì, ma Bissek alla ragazzi, ma fine. Bissek, sì. No. Beh, oggi Bissek è un giocatore che quando è arrivato Non è un chi è? vento 30 Adesso milioni, lascia stare è che ha fatto il un buon rigore a cambio. No, Genova. lascia È un stare buon l'operato che cambio. Adesso abbiamo non è che mi visto. devi spacciare No! Bissek per un Ma è questa fenomeno. la... È un No! discreto Hanno offerto 30 difensore. milioni il West Ham 2 settimane fa. Ma Io io non sto dicendo che comprendo. bisogna entrare No, il nell'ottica giocatore che oggi hai un ne hanno spesi fondo, 40 per Tony oggi Cross. hai un fondo che ti dice no, faccio un nome, a Riccardo Rodriguez, Certo, e ti certo. O dicono, Hermoso. o Sì, al Hermoso, che giovane, io avrei certo, ci preso sta. occhi chiusi, perché comunque 26 anni è un giocatore che a Svincolato. parametro zero lo puoi 29, prendere, 29, Hermoso. 29 anni lo puoi prendere a parametro, cioè a Come parametro la bio? zero, ti prendono Palacios, ti prendono Cioè, anche per Bissek, ringiovanire. e forse in tempi non sospetti, io ho dubbi, forse non sarebbero arrivati nemmeno Taremi e Zielinski se Può Octree fosse essere. arrivato a Sono gennaio. abbastanza Questi convinto. vogliono fare la squadra di quindicenni? No, Non però è la credo, mentalità. dai. No, però No, secondo me Però no. se devi Hanno. prendere un rincalzo, È un rincalzo. perché alla Sì. fine Giovane, entrambi sì, ma sono dei Zielinski non è un rincalzi. rincalzo perché Mkhitaryan ha fatto No, il però biennale, ha Michele, prolungato il il contratto. discorso è che Ho loro. capito, Zielinski hanno preso. Ecco Quindi c'era perché Zielinski e le. Taremi. Secondo Ecco me, perché le Zielinski e Taremi però sono nell'idea di un titolari. fondo tu hai speso 40 per Frattesi, quelli che Sì, sono, ma il fondo si Frattesi deve gioca lì. rendere. Se così fosse, al fondo, innanzitutto l'interlocutore Marotta, che anche oggi, negli ultimi giorni di mercato, presentava il calciomercato, eccetera, ha più di 40 anni di calcio, quindi uno si dovrebbe fidare, infatti si fidano, l'hanno nominato presidente. Ma quando tu vinci, e Infatti per vincere serve Marotta ha anche provato a fargli l'esperto. prendere Hermoso e non gliel'hanno Sì, preso. ma quando ho capito, ma lì è diverso, perché oggi tu hai la squadra, puoi dire voglio ringiovanire il È reparto. diverso Io perché ero per era un Hermoso, tra l'altro. rincalzo.
Sì, certo, come, Taremi, non, come, non, come Chiesa. Ma Taremi non è un rincalzo, Zelinski non è un rincalzo. L'obiezione mia è sul fatto che con Octri, Zelinski e Taremi non sarebbero arrivati. Mm. Secondo me no, sarebbe stata una follia e non ci credo e non c'è la controprova, quindi non lo sapremo mai. Certo. Oh, invece la buona notizia è che Lautaro oggi si è allenato in parte col gruppo, domani si allenerà col gruppo. Sei sicuro sia buona? Vuol dire che va con l'Argentina. No, vabbè, su quello ma lì andrebbe lo stesso, comunque andato. Su quello la vedo dura, perché i giocatori sudamericani quando, no, quando devono scegliere, anche se sono su un piede solo. Sì, per la nazionale. Però devo dire che Lautaro, prima del mondiale, io non lo dimenticherò mai, ha giocato con le infiltrazioni ed è andato con una caviglia dove ha perso il posto al mondiale. Perché? Perché c'era la partita con l'Inter e lui, sano e disponibile, anche con le infiltrazioni. Quindi non gli si può dire niente. Certo. Adesso quindi lo vedremo perlomeno in panchina venerdì con sì, la palla. Però secondo me conoscendo il capitano al 51% parte dal primo minuto. Ecco. E questa non è la bella notizia. E questo può essere un piccolo rischio. Era quello che stavo dicendo io. Però poi magari c'è la staffetta con Ci fermiamo, ragazzi.